Salve a tutti. Oh, che faccia da poveraccia oggi, proprio una faccia tremenda. Allora, io stamattina sono andata a... Sta iniziando a nevicare, non riesco. Allora, io stamattina sono andata con la mia insegnante, oggi è sabato mattina per me. Sono andata con la mia insegnante. Fatemi sedere qui. La mia copertona. Oddio, che bello. Sono andata con la mia insegnante in un negozio che vende tessuti. Oddio, che poesia, che poesia. Voi non potete capire la mia gioia. In un negozio di tessuti che sta lontano, sta in un paesino a circa 45 minuti. E siamo andati a comprare, appunto, a scegliere i tessuti, a comprare dei tessuti, perché io mercoledì inizio a casa sua un corso di quilting. Il quilting è l'arte di, come dire, fare delle, che può essere, io farò un runner per la tavola. Le coperte leggermente trapuntate, le trapunte, insomma, a mano, quindi trapuntando il trapuntare, in questo caso a mano. Ovviamente si può fare con la macchina da cucire, ma lei ci insegnerà a farlo a mano. Quindi stamattina ho fatto questa cosa. Le altre mie compagne l'hanno già fatto da fine novembre, ma io non ero sicura di poter partecipare. E lei molto gentilmente mi ha fatto scegliere il giorno e l'orario, così ho potuto scegliere un giorno in cui non avessi impegni mentre Leonore è a scuola, mia terapia, le mie cose, eccetera, l'orario in cui Eleonora è a scuola, quindi è stata meravigliosa. E oggi mi ha accompagnato a fare queste compere, ho scelto i tessuti, ma adesso vi lascio gli spezzoni piccolini piccolini che ho girato lì. So I'll put this one back. What you use as this. Stiamo prendendo importanti decisioni. Questo è quello che andremo a fare, cioè che andrò a fare a mano. E ora stiamo prendendo le decisioni su quali tessuti scegliere. C'è anche quello di dietro. E li avete visti. Detto ciò, oggi è appunto sabato. Oggi dava neve dalle 12 fino a mezzanotte, quindi da 12 ore di neve. Adesso sono, mi pare sia l'1:35, una cosa del genere. Io devo uscire tra pochissimi minuti per portare Tommaso ad una festa anche oggi, perché ha una festa. Però il vlog che io ho girato ieri, penso voi lo vedrete tra qualche giorno, quindi vedrete prima questo. Comunque ieri avevo un'altra festa e oggi ne ha un'altra ancora, di due compagni di classe, oggi di una compagnetta, e ce l'ha però in paese, ce l'ha in una sala giochi retro. Io spero di lasciarlo e di andare via. Sinceramente io preferisco sempre non restarci. Mio marito è su in studio che sta dando un esame
e quindi è impegnato per 2 ore e quindi non lo può né accompagnare né possiamo andare insieme, quindi io ci devo andare con Ele per forza. E spero, insomma, di poterlo lasciare e poi andarlo a riprendere alle 4. Io penso che nevicherà come sta nevicando adesso. Comunque le strade saranno sgombre, eccetera. Non ho mai guidato sotto la neve. Oh, sta scendendo, adesso ve la faccio vedere. Mannaggia, non si vede mai. Queste sono le mie zucchette che sono ormai praticamente vuote dentro. Ora mi vado a sistemare la bandierina, però. La mia bandierina, questa col vento, poverina, ne risente parecchio. Scendi. Sì, è decisamente da ripiantare. Sì. Proviamo a ripiantarla. Un filino più dritta la mia welcome. Ah, che meraviglia! E tra l'altro io oggi ho la felpa adatta per questa nevicata. Perché ho la felpa... Mentally, I'm in Star Solo, quindi io sono a Star Solo e sta nevicando, sento odore di neve. Oddio! Dentro l'occhio, raga. Che meraviglia. No, voglio stare qua sotto. Oh, è troppo bello, troppo bello. Va bene, adesso mi sto ghiacciando e vado a vestire Tommaso, cioè a fargli cambiare i pantaloni e no vabbè, c'è uno che corre, ora dimmi se è necessario durante la nevicata andare a correre. Vabbè, sta aumentando tra l'altro, che meraviglia, potrei stare qui a vloggare tipo 45 minuti dicendo solo che meraviglia, vado tardi. Allora, intanto dobbiamo entrare qui, un posto che io quando l'ho visto la prima volta pensavo, ma anche tutte le altre, pensavo che fosse chiuso, e invece è un posto retro. Ok, è un posto surreale, surreale. No, sembra di essere in un altro mondo. Va bene, ora vediamo se riesco ad andare via. E le dio nel frattempo siamo venute a fare 2 commissioni totalmente inutili al supermercato. Ed Ele ha il suo carrello macchina, che è il suo orgoglio. Ma fuori soprattutto, da che aveva praticamente smesso di nevicare. Oh, vedo tutta la cosa che scende. Poi ve la faccio vedere. Se dura almeno il tempo di fare cassa. Eccoci! No, non rende proprio. Non rende affatto. No, sono giganti i fiocchi, guardate. Oddio, che meraviglia. Aspettate che tra un po' mi casca il carretto. È bellissimo. È meraviglioso. Ele, che dici? In mezzo alla neve, ti piace? Guarda. Sono piena di ghiaccio. Sei piena di ghiaccio? Noi stiamo tornando a casa. Sì. E tra un'ora bisogna andare già a prendere Tommaso. Cioè, bisogna essere già a prendere Tommaso. Ah, mi sa che non si nota, sembra più della pioggia sparata. Ok, va bene, un video un po' inutile. Al di là del disordine, siamo in macchina ancora, Però che bello!
Ho comprato questa I Smell Snow, che sarebbe Sento odore di neve, da Lorelai Gilmore, solo per questo momento. Ah, sono la bambina più felice del mondo. Allora, io devo ancora andare a... Vabbè. Io... Ma che è? No, sempre peggio. Vabbè, lasciamo così. Io devo ancora andare a, a prendere Tommaso tra una ventina... Oh, hanno il tè. Tra una ventina di minuti vado a prendere Tommaso. Qui c'è lei che chiacchiera sulla porta. Mi rendo conto che almeno dallo schermo così non si vede niente. Vabbè, non fa niente. E basta. Io spero che continui a nevicare. Dovrebbe da neve fino a mezzanotte, quindi speriamo che col calare un pochino delle temperature nevichi un po' di più. Noi volevamo fare il sogno di Tommaso, quello di fare un pupazzo di neve prima di andare via da qua. Finora l'unica possibilità che abbiamo avuto ce la siamo giocata quando eravamo fuori in vacanza. L'inverno non è ancora finito, speriamo. Io sto sempre controllando le previsioni del tempo, sempre. Mio, sto cosa. Oh, amore. E lei cosa vuoi fare? Si vede col torcicollo? Un torcicollo terribile. Più che altro è collo e spalla, non dovrei neanche tenere la tazza. Certo che potevano scriverlo anche di qua, soprattutto per chi come me usa la destra. No, voi avete mai capito? Vi siete mai chiesti questo? Cioè, quando le tazze hanno qualche scritta, qualcosa di particolare, sono fatte per essere viste da chi guarda di fronte o da te che bevi? Secondo me da chi guarda di fronte, quindi secondo me sono tutte fatte per mancini. Vabbè. Niente, 2 minuti e mezzo di noia totale. E lei cosa stai facendo? Scusa, perché non vai a giocare con la neve? Ok. Cioè giocare con la neve, leccare 2 fiocchi di neve, ecco, non è che si possa fare, non si sta minimamente poggiando. Va bene, questo era un vlog abbastanza inutile, senza nessun senso, meno di altri. Oh, dovesse poi nevicare di più, vi farò sapere. Il caso in cui non cambiasse nulla. Ci vediamo alla prossima. Ero alla ricerca di qualche schifezza da mangiare. Voi vi ricordate nel video spesa quando vi ho fatto vedere questi puffs che ho comprato? Queste patatine tipo Dixie. Guardate. Ho aperto questa busta grande. Aperta, guardate dentro. Cioè, praticamente vuota. Al di là del fatto che siano minuscole, e vabbè, ma proprio minuscole, minuscole. Cioè, la busta è vuota. Ma vuota, Sono le 7:30. E questa è l'unica neve che si sia posata nelle ultime 2 ore, che poi chiaramente pioviggina. Non si attacca, non si attacca per nessun motivo. E quindi, insomma, così è. Purtroppo un po' di delusione, devo dire la verità. Speravo che con tutte queste ore di neve qualcosina sarebbe rimasto, invece no. Va bene, con questo scorcio bucolico e molto italiano vi saluto. Ecco le macchine che passano come non devono. Ci vediamo al prossimo video, signori belli. Ciao! Alla fine nevica un pochino di più, sono le 9:30 e siamo usciti. I bimbi sono usciti un pochino a giocare. Mamma, ho lanciato una palla di neve a papà! E lui mi ha detto, non farlo, io ho detto, sì che lo faccio. Le faccio anche per te? No, grazie, è rimasta giusto un pochino, però almeno. Io faccio una gela di neve. La faccio?
Sei sicuro? Sì, anche io. Vediamo cucire qui. Io faccio qui. Beh, come si fa? Che bello! Tommaso, che fai? Lo rifaccio? Vai. Qui. E questa col pigiama. Che buona lega. Ele. Questo rumore è bellissimo, il crack della neve sotto i piedi. Ah, questa è di fronte a casa, eh? Nostra casa è là. Ecco, mi stanno raggiungendo. Mi sembrava strano di stare sola per 3 secondi. Caduta libera! Ecco. Sì! Ma sì che posso fare l'angelo! Oh mamma, oh, bellissimo! Ovviamente è buio, ragazzi, qui non si vede niente. Wow! Perfetto! È pazzesco! Insomma, noi mentre tutti dormono l'abbiamo finita a giocare a palle di neve. Devo sentire! Oh no, 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 no! Aia!